Stiamo facendo rotta verso sud senza una destinazione precisa. Dovessimo incontrare brutto tempo, cosa che è previsto. Io sono Giulia e vivo sulla mia barca a vela, ma in questo periodo ho deciso di mettere alla prova il rapporto con i miei genitori e di navigare insieme a loro sulla loro barca. Iscrivetevi al canale e salite a bordo per una nuova avventura con me ogni domenica. Il nostro risveglio nella rada dell'Île Rousse, nella regione nord-ovest della Corsica, è stato un po' movimentato. 25-30 nodi di vento sembravano rendere la manovra di disormeggio dalla boa più impegnativa del previsto. È vero, queste condizioni non sono niente di che in mare, ma appena sveglia mi hanno quasi fatto desiderare di rimanere lì al sicuro invece di prendere il largo. È incredibile come la mente sia in grado di affezionarsi ad un posto che fino a 2 giorni prima era sconosciuto, facendolo diventare familiare. Sentirsi a casa è bello, ma è anche una lama a doppio taglio, perché non solo in viaggio ma anche nella vita potrebbe spingerci a restare in una posizione scomoda dalla quale vorremmo allontanarci solo perché già la conosciamo. Rischiamo quindi di lasciarci sopraffare da pigrizia e paure e di adagiarci, di rimanere lì su quella strada vecchia e insoddisfacente della quale odiamo tutti i difetti, ma almeno li conosciamo. E siamo restii ad avventurarci sulla strada nuova, perché anche se magari ci offre una soluzione ai nostri problemi, potrebbe anche presentarcene di più grandi. Ed è in questi momenti di incertezza che i rintocchi dell'orologio della vita, o nel nostro caso il periodo limitato di vacanza, ci dovrebbero aiutare a mollare gli orbeggi e seguire la rotta nuova. E così è stato per noi a bordo di Margarita. Tutto bene, abbiamo fatto una buona partenza dalla boa, abbiamo disfatto la gassa, insomma tutto a posto, nessun inconveniente. Siamo partiti da Île Rousse, come avete visto c'era un po' di vento e adesso ce n'è ancora, però ce l'abbiamo in poppa, quindi si sente un pochino meno. Stiamo veleggiando senza motore, solo con il Genoa, sta benissimo. Siamo quasi al largo di Calvi. Ma Calvi non era la nostra destinazione. Noi una destinazione precisa non ce l'avevamo. Una volta lasciata la zona della Balagne, il meteo era abbastanza buono per consentirci di navigare lungo tutta la costa ovest della Corsica. Non sapevamo dove volevamo andare e speravamo di trovare un posto che ci facesse sentire di nuovo a casa. Cerco di inventarmi qualcosa per pranzo. Faccio un'insalatona con un po' di pane e un po' di avocado. E fa veramente caldo qui, e c'è un bel rollio. Ci stiamo avvicinando alle insenature nelle quali speriamo di trovare un posto per ancorarci. Questa zona è proprio selvaggia, è quello che io volevo vedere nella costa ovest della Corsica. Non c'è praticamente niente, soltanto pareti rocciose e vegetazione quasi assente. Bellissimo, non so, proprio un posto di quelli possibili da raggiungere soltanto in barca e... So, è emozionante venire qui. Ma certi luoghi non sono solo difficili da raggiungere, sono anche restii ad ospitarci e ritrovare sicurezza e stabilità richiede un po' di sforzo.
Abbiamo calato l'ancora in questa baia, abbiamo fatto due ancoraggi perché il primo è andato a buon fine, nel senso che l'ancora aveva preso ma eravamo troppo vicini agli scogli. Quindi abbiamo dato ancora di nuovo, solo che non c'è molta sabbia, tanta roccia e poi le chiazze di sabbia dove vorremmo che l'ancora si posasse, andasse a prendere, sono veramente poche. E poi ci sono tante altre barche ed è molto profondo qui, quindi non è proprio l'ancoraggio ottimale. Adesso vediamo se rimaniamo qua oppure se andiamo via. Sarebbe bello rimanere qua perché è un posto meraviglioso, ci sono delle pareti rocciose bellissime, sicuramente c'è tantissimo snorkeling da fare, tantissimo da vedere, però dobbiamo pensare anche alla sicurezza della barca ovviamente. Mi tuffo con la maschera e vado a vedere se riesco a individuare l'ancora, vedere se ha preso. In realtà abbiamo dato ancora sui 10 metri, quindi c'è già un pochino di apnea da fare fin giù e poi la catena va sulle posidonie, l'ancora se si è conficcata nella sabbia non si vede, però ci provo. Sono andata a controllare l'ancora, sono andata fino sul fondo e non l'ho trovata perché tutta la catena e l'ancora erano nascoste dalle alghe, dalle posidonie, e quindi eravamo un po' nel dubbio che l'ancora non l'avesse preso, soprattutto perché dietro qui ci sono degli scogli affioranti, avevamo un paio di lunghezze di barca, quindi non, magari aveva preso ma non eravamo sicuri, e quindi abbiamo ridato ancora un po' più avanti sul fondale un po' più alto, però adesso sembra che abbia preso. Quindi ci fermeremo qui per la notte, adesso gonfiamo il SUP e andiamo a fare qualche giro, penso che porterò mia mamma a fare una piccola escursione in SUP. Un po' più sicuri della nostra sistemazione, ci siamo rilassati e dedicati ad attività acquatiche. Per me è meraviglioso poter condividere tutto questo con i miei genitori. Le rocce che prima parevano minacciose ora sembrano più benevole, disponibili a mostrarci tutti i loro segreti, tra riflessi di smeraldo nell'acqua, grotte sottomarine e animali schivi che le abitano. La baia stessa sembra quasi aver cambiato conformazione ed essersi fatta più accogliente. O forse siamo noi ad esserci adeguati alla sua forma, così che, anche solo per una notte, ci potessimo sentire a casa. La vita in barca, come quella in tenda, in van o in generale in viaggio, è fatta di un continuo alternarsi di partenze e arrivi e può far pensare che chi la sceglie non riesca davvero a trovare il proprio posto nel mondo e per questo senta il costante bisogno di spostarsi. Abbiamo lasciato la baia nella quale abbiamo passato la notte, molto molto bella, alla fine c'eravamo soltanto noi e un'altra barca, e adesso siamo in navigazione ancora più verso sud, stiamo facendo un po' di vela e motore perché c'è poco vento, ma comunque Randa e Genoa portano, quindi aiutano un pochino. Stiamo facendo rotta verso sud senza una destinazione precisa, dobbiamo vedere un po' dove fermarci. Sappiamo che non ci sono porti, c'è qualche approdo, però avviene vento da sud-ovest e quindi qui rade riparate non ce ne sono, quindi dobbiamo stabilire cosa vogliamo fare. Abbiamo solo più un serbatoio d'acqua, abbiamo ancora 150 litri più di acqua e noi con 150 litri facciamo 4-5 giorni facendo attenzione. Gasolio abbiamo 3 quarti di serbatoio, però non ci sono distributori da qui fino al primo porto che è Ajaccio.
E quindi, insomma, dovessimo incontrare brutto tempo, cosa che è previsto, potremmo poi trovarci in sofferenza con il gasolio. Quindi adesso dobbiamo valutare cosa vogliamo fare. Adesso chiamo il porto di Cargese, che è il prossimo porto nel quale potremmo entrare, dopodiché ci sarà Ajaccio. Cargese è piccolino, provo a chiamare a vedere se c'è posto. Bonjour monsieur, je vous appelle d'un bateau de 12 mètres et je voudrais savoir s'il y a des possibilités d'amarrage pour la nuit. Alors madame, il faudra nous appeler sur le canal 9 pour faire de la place à ce moment-là. J'ai encore une question à vous poser. L'amarrage dans le port et avec les lignes d'amarrage avant et arrière. Il y a une pendille à l'arrière et vous serez l'avant du voilier sur le quai. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Quindi a Cargese mi hanno detto che il posto c'è in teoria, però non mi sanno dire se c'è disponibilità, nel senso che ci sono un po' di ormeggi fino ai 12 metri in porto, diciamo ormeggiando di prua sulla diga, ma bisogna chiamare quando arriviamo lì davanti, bisogna chiamare per radio. Ripensando alla mia vita in movimento, sia sul piano pratico della scelta del prossimo porto in cui approdare, sia a livello esistenziale, non è che io non riesca a trovare il mio posto nel mondo, è che inizio a pensare che un posto fisso per me, o per chiunque altro, non esista. Non fraintendetemi, non è pessimismo. Intendo solo dire che la vita di per sé è un viaggio continuo, e anche quando proviamo a fermarci, la sosta non può che essere breve e provvisoria. Nessun luogo, nessuna circostanza che incontriamo sul nostro cammino può diventare un posto fisso e immutabile per tutta la nostra vita. Quindi forse è meglio smettere di cercare e accettare che l'unico posto fisso che possiamo trovare, l'unico punto saldo della nostra esistenza, è già dentro di noi. Questa qui dietro di me è l'isola di Gargalo, che è un posto per me magico. Non c'ero mai stata prima, quindi vi chiederete perché è magico. Perché è una delle prime crociere che i miei genitori da giovani hanno fatto con la loro prima barca in Corsica, era proprio qui. E quando ero bambina mi ricordo dei loro racconti di questo luogo così selvaggio, piratesco. Queste immagini mi hanno sempre fatto desiderare di venirci e finalmente ci siamo, quindi per me è una grande emozione. Mi sembra di tornare bambina e di vivere un ricordo che in realtà è soltanto un racconto nella mia memoria. È una sensazione strana. Amici, ho un aggiornamento, che è che alla fine non andiamo a Cargese, il porto che ho chiamato prima, perché è piccolo, non siamo sicuri che ci sia il carburante, non siamo sicuri che ci sia posto, e comunque domani ci dovremmo spostare comunque, e domani non è proprio una grandissima giornata per navigare verso sud per quanto riguarda il vento. E visto che adesso si è alzata una bella brezza che ci permette di andare a vela, proseguiamo più verso sud e andremo fino ad Ajaccio. Sarà la prima città vera e propria in cui ci fermeremo. Ci aspettano ancora un po' di miglia, ma senza motore, con questa pace, si fanno veramente volentieri. Ci stiamo avvicinando a Les Sanguinaires, che è questo piccolo arcipelago di isole e scoglietti. Non è un passaggio difficile, basta seguire le carte, però comunque bisogna prestare attenzione perché ci sono tanti scogli e il passaggio non è proprio larghissimo. Il nome delle isole sanguinarie ha diverse origini. Si riferisce alla luce porpora che insanguina le rocce quando il sole cala, ma anche al colore rosso di vari piccoli fiori che crescono sugli isolotti. Ma potrebbe anche richiamare i pescatori chiamati sanguinari, provenienti da altre parti del Mediterraneo, che erano obbligati a restare in quarantena accampati in un lazzaretto su mezzo mare, l'isola maggiore delle Sanguinaire. Oggi l'arcipelago è di grande interesse naturalistico, essenziale per il riposo indisturbato degli uccelli e ricco in termini di biodiversità. Pensate che su mezzo mare crescono più di 150 specie, molto rare nel resto della Corsica. Bonjour madame, je vous appelle d'un bateau de 12 mètres, un bateau à voile, et je voudrais savoir s'il y a possibilité d'amarrer pour la nuit. Oui, alors c'est bon pour cette nuit, mais on verra demain matin pour la nuit suivante. Juste un moment. Sicuro solo una notte, due non si vede domani. Va bene comunque? Sì. Oui. Prenoto? Oui. Le nom du bateau è Margarita. A tout à l'heure. Au revoir.
pour Ayacho Dino Rossi, pour Ayacho Dino Rossi de bateau à voile Margarita. Bonsoir, nous avons réservé un place pour la nuit pour un bateau à voile de 12 mètres et le nom est Margarita. Quand vous arrivez dans le port, sur votre bâbord, deuxième chenal entre le ponton A Alpha et B Bravo en A25. Merci beaucoup. Alpha 25, secondo canale a babordo. Quindi a sinistra. Arrivati, ormeggiati, i miei genitori stanno riempiendo i serbatoi dell'acqua e io intanto cerco di inventarmi qualcosa per cena. Sto andando un po' così a ispirazione, un po' a caso. Vediamo cosa ne esce. Quando abbiamo visto i fuochi d'artificio ci siamo resi conto di che giorno fosse. Il 14 luglio, la presa della Bastiglia. Avevamo perso la concezione del tempo e quasi per caso, dopo una giornata intera senza sapere dove saremmo andati, siamo finiti proprio nel posto giusto al momento giusto, in una grande festa nella città più grande della zona. Stare in rada è bellissimo, però poter fare un giorno di porto ogni tanto e farsi una bella doccia senza stare a centellinare l'acqua, senza sprecarla, ma senza stare a contare le gocce è bello. Siamo qui ad Ajaccio, non abbiamo ancora capito se possiamo stare un'altra notte oppure no. Abbiamo già chiesto ieri di fermarci due notti, ma ci hanno detto che non erano sicuri ci fosse disponibilità, anche se in realtà di posti ce ne sono e non si capisce quando facciano il punto della situazione tra prenotazioni, barche che vanno e vengono. Quindi siamo qua in attesa. Il problema è che vorremmo anche andare in città e non è che possiamo proprio andarcene così se poi ci dicono ah, dovete andare via e lasciare il posto. Quindi aspettiamo, adesso vado per la terza volta di questa mattina in capitaneria a cercare di capire se c'è posto oppure no. Ci hanno confermato il posto e vuol dire che adesso possiamo andarci a fare un bel giro in paese e andiamo a esplorare Ajaccio. E poi ovviamente dovremo fare un po' di spesa, fare carburante, pulire la barca, perché dopo 5-6 giorni di rada un po' di pulizia ci va. La leggenda narra che a fondare Ajaccio fu un principe guerriero della guerra di Troia, di nome Ajaccio Ileo, da cui il nome Ajaccio. In epoca romana la zona venne chiamata Adiacium, cioè addiaccio, spazio all'aperto. Dopo i Romani, ad Ajaccio vi fu un susseguirsi di dominazioni diverse, prima i Vandali, poi i Longobardi, poi i Pisani e i Genovesi. Fu poi occupata dai francesi insieme al resto della Corsica e nel 1700 divenne roccaforte degli indipendentisti corsi, ma tornò presto in mano alla Francia. Nel 1769 vi nacque il suo cittadino più illustre, Napoleone Bonaparte, di cui si può ancora visitare la casa familiare. Dopo un giro in città siamo andati a fare la spesa. I supermercati in Corsica sembrano gioiellerie, tanto sono alti i prezzi. Ma noi, da bravi navigatori, siamo riusciti ad aggiustarsi. La flessibilità è tutto in queste situazioni. Nuovo giorno, nuovo spostamento. L'equipaggio di Margarita è sempre al lavoro, è sempre in movimento. Abbiamo lasciato il porto di Ajaccio e siamo venuti ad ancorare in questa baia che si chiama Portigliolo. C'è un po' di vento, ma siamo più ridossati rispetto al centro del golfo e penso che saremo qui questa notte. Abbiamo dato ancora cercando di centrare una chiazza di sabbia e adesso mi tuffo in acqua e vado a vedere se l'ha ancora preso.
Ed eccoci sistemati in una nuova baia, che sarà la nostra casa per questa notte, senza alcuna pretesa che lo possa essere per sempre. Forse ora penserete che io sia sempre in pace con me stessa e con il mondo che mi circonda. Non è così. Credo che chi più o chi meno abbiamo tutti qualche fonte di insoddisfazione, qualche cruccio quotidiano. Io non sono un'eccezione. Anche se ho capito che il mio posto fisso nel mondo non esiste, non vuol dire che io abbia smesso di cercarlo. La corsa verso traguardi sempre nuovi, verso obiettivi sempre più ambiziosi, è più forte di me, più forte di noi esseri umani, e credo che non ci sia nulla di male. Ma quando il desiderio di trovare il proprio posto nel mondo si fa troppo forte, a tal punto da farci pensare di essere sempre fuori posto, allora bisogna ricordarsi che il posto giusto è già dentro di noi e se rimaniamo fedeli a noi stessi non potremo mai sbagliare. Quindi seguiamo le passioni che ci danno gioia, proviamo a non avere paura di cambiare rotta anche mille volte, cogliamo il bello di ogni situazione senza mai pensare che essa debba essere definitiva. E alla domanda se troverò mai il mio posto nel mondo, ora vorrei rispondere che no, spero di non trovarlo mai e allo stesso tempo l'ho già trovato. Sono io il mio posto nel mondo, devo solo accettarlo e concedermi la libertà di cambiare ogni giorno. E questa è la rotta più complicata, la parte più difficile di questo viaggio chiamato vita. Mentre vi aspetto a bordo fino al prossimo episodio, non vedo l'ora di leggere le vostre riflessioni nei commenti.